Il 7 dicembre del 2019, Monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce, tiene una catechesi in preparazione al Santo Natale. Il sì di Maria, la disponibilità a servire il prossimo, l'attesa e la speranza sono al centro della riflessione. Nel cuore della Chiesa, scrive Papa Francesco, risplende Maria. Ella è il grande modello per una Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con freschezza e docilità. Quando era molto giovane, ricevette l'annuncio dell'angelo e non rinunciò a fare domande. Papa Francesco poi si diverte a puntualizzare, ma aveva un'anima disponibile e disse, l'abbiamo ascoltato, ecco la serva del Signore. Il Papa continua e dice: impressiona la forza del sì di Maria giovane. È stata una cosa diversa da un'accettazione passiva o rassegnata. È stato qualcosa di diverso da un sì, come a dire: bene, proviamo a vedere cosa succede. Maria non conosceva questa espressione. Era decisa, ha capito di cosa si trattava. E ha detto sì, senza giri di parole. È stato qualcosa di più, qualcosa di diverso. È stato il sì di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto, senza altra garanzia che la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa. Ed ecco qui la domanda del Papa. E domando a ognuno di voi: vi sentite portatori di una promessa? Ecco la domanda che questa sera è per tutti noi. Portatori di quale promessa? Io ho immaginato che cosa accade in quell'incontro tra l'angelo e Maria di Nazareth. C'è l'incontro tra colui che annunzia una parola e colui che riceve questa parola e che si apre senza alcuna riserva. Si professa, è un sì pieno, è il sì di una schiava. Non ha niente da difendere, si affida totalmente. Porta quale promessa? La promessa è Lui, è il Cristo. Noi che cosa siamo chiamati oggi, in questo particolare momento della storia della Chiesa, ma anche della storia umana? Il Papa conclude questa pagina dicendo: quella ragazza del sì oggi è la madre che veglia sui figli, su di noi suoi figli, che camminiamo nella vita spesso stanchi, bisognosi, ma col desiderio che la luce della speranza non si spenga. E allora queste parole, la luce della speranza che non si spegne, la vedo per me, la vedo per ciascuno di noi. Noi che viviamo con fatica l'oggi, il tempo che ci è dato da vivere, al quale siamo chiamati a portare una promessa. Quale promessa? Il desiderio ho immaginato questo, il desiderio e l'impegno perché di fronte a questa realtà così tortuosa, così faticosa, così difficile, da intravedere a volte spazi di luce, qual è il nostro impegno? Impegno perché la luce della speranza non si spenga. Questo è un compito ineludibile per noi cristiani. Come aprirci al dono della speranza? Papa Benedetto dice, propone tre vie: la preghiera, la disponibilità a pagare il prezzo per realizzare la speranza, e l'obbedienza al giudizio di Dio. La preghiera. Che cos'è la preghiera? È il tempo del silenzio, il tempo del silenzio che si fa attesa, invocazione, desiderio del volto di Dio. Quanto più preghiamo, tanto più speriamo. Quando più pensiamo di aver risposto a questo bisogno, a questa attesa, tanto più cresce il desiderio di questa attesa, di questo incontro, di questa scoperta del volto di Dio. Il secondo, la disponibilità al servizio.
Dobbiamo uscire da noi stessi. Quando usciamo da noi stessi liberiamo il nostro cuore. Ci educhiamo ad amare gli altri, lasciandoci guidare dal Signore. Terzo, l'obbedienza al giudizio di Dio. In fondo l'obbedienza al giudizio di Dio è il fuoco di verità che ci apre al suo avvento. Mostra, d'altra parte, il vuoto, l'inanità, la superficialità di tante nostre scelte. Scelte che spesso sono a misura dei nostri egoismi, ma forse soprattutto a misura anche delle nostre paure. Come vivere la speranza nei vari ambiti di vita? Il profeta Zaccaria, al capitolo 9, dice che siamo i prigionieri della speranza. E dice così: ritornate alla cittadella, prigionieri della speranza. Ve l'annuncio oggi stesso, vi ripagherò due volte. Prigionieri dunque della speranza, ma siamo afferrati da colui che ci libera, dal risorto. Questa speranza entra e illumina tutte le varie situazioni della vita di noi credenti. Se siamo persone consacrate, la speranza che cos'è? È la speranza del regno che dà senso pieno alla vita spesa con cuore indiviso per il Signore sommamente amato. Io spesso penso al significato di questo dono, di questa offerta, di questo segno, di questa profezia, che è la vita donata totalmente, è la vita che appartiene a Lui, gliela consegniamo totalmente. E questo che cosa crea? Fa di noi i profeti di quello che un giorno sarà di tutti. Oggi la vita consacrata è la profezia che dice al mondo che la ricerca vera è capace di privarsi di tutto per possedere colui che chiama e invita alla sequela. Se si vive il matrimonio, se si è sposi, che cosa fa la speranza? La speranza unisce, sostiene nella fatica dei giorni per mantenere vivo e fedele il patto nuziale. E a volte penso alla fedeltà degli sposi, 40, 50, 60. Mi sono trovato una volta una coppia di anziani che erano 70 anni sposati. Ero in una delle visite pastorali, ero la visita pastorale in questa diocesi. Entro in una casa, in una delle parrocchie della diocesi, trovo due persone anziane, abbastanza anziane, e così comincio a intavolare il discorso: ma da quanto tempo siete sposati? Sento bisbigliare 35, tra me e me, ho pensato, ho detto, ma si saranno sposati anziani, dico 35 anni, no, dal 1935, 70 anni erano, e io faccio una battuta e la lezione è stata, e dico, ma vi volete bene ancora? Il vecchietto si fa serio e mi dice, padre, sono domande che si fanno? Che bello. Chi dà la forza agli sposi di vivere è la ricchezza del matrimonio. È la grazia che non è datata. Io dico sempre agli sposi, la grazia non è datata al giorno del matrimonio. I teologi dicono che la grazia revivisce, ogni giorno si rinnova la grazia, come si rinnova in noi con l'ordine sacro, così si rinnova in voi. Oltretutto, nel matrimonio siete voi i ministri del matrimonio, siete voi i sacerdoti del matrimonio, quindi siete voi che fate rivivere questo dono, questa ricchezza che ha segnato il vostro incontro e fa della vostra vita un segno di che cosa? Non di un amore umano, ma del suo amore, che non separa, che non divide, che non si ferma mai. Se si è giovani, ecco, la speranza cosa fa? Li porta, ce ne sarà qualcuno, sì, a sognare un futuro di bellezza. Ma ognuno di noi ha una sua vocazione, in ognuno di noi si genera l'uomo nuovo che il Signore ricrea attraverso il dono della sua grazia. E questa grazia è data a ciascuno secondo i tempi, i momenti,
le realtà, gli impegni in cui si vive. Allora, che cosa dobbiamo chiedere? Questa sera abbiamo davanti la Vergine Santa. Chiediamo alla Vergine di intercedere per noi, perché possiamo sperare come lei ha sperato. Voi immaginate la speranza di questa donna, dall'Annunciazione e poi tutti i vari passaggi, 30 anni, poi il figlio scompare, c'è questa separazione, poi c'è il tormento, la speranza che ha animato Maria fino ai piedi della croce, perché si è fidata di quella parola, di quel sì, che ha rinnovato anche quando ha sperato contro ogni speranza umana. Allora chiediamo alla Vergine Santa, invochiamola dal profondo del cuore, come diciamo, forse lo diremo anche adesso, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra.